Oggi riflettori puntati su Morbegno, 30 anni fa l'alluvione 87, oggi i protagonisti di allora si sono ritrovati all'Auditorium Sant'Antonio a partire dall'ex allora ministro Zamberletti, papà della Protezione Civile, che ha ricordato quei 13 giorni. In Valpolla il giorno precedente la grande frana del Pizzo Coppetto vennero evacuate più di 1000 persone. Una decisione che Zamberletti prese dopo aver ascoltato i tecnici, primo fra tutti Michele Presbitero, l'allora direttore del servizio geologico della Lombardia. 30 anni sono passati dall'alluvione 87, i suoi ricordi? Beh, i ricordi sono ancora vivissimi perché quella fu una grande esperienza per la Valtellina, ma anche per chi è stato chiamato ad operare in quella situazione. Fu un'alluvione di grandissima forza. Riuscimmo a risolvere attraverso un monitoraggio delle frane rischi che avrebbero potuto portare delle conseguenze grandissime. Abbiamo perso delle vite, basti pensare alla Gran Baita, alla Tartano, però in realtà siamo riusciti a contenere il più possibile la perdita di vite umane attraverso anche un'azione di monitoraggio delle frane che poi ci ha portato a salvare Sant'Antonio Molignone dal rischio che un intero paese venisse travolto, ed è stato travolto, ma i cittadini li avevamo evacuati tutti la sera prima. Lei è il papà della Protezione Civile, oggi ha lanciato un messaggio: non lasciamo i sindaci da soli, ci devono essere delle sentinelle che possono essere anche i giovani. Che sono i giovani e i volontari, cioè il sindaco non deve essere lasciato solo in un ruolo importantissimo, ma che vedo tante volte anche rischioso, perché su di lui grava, sulle sue spalle gravano delle grandi responsabilità. Lui ha bisogno che la comunità, attraverso il volontariato soprattutto, gli stia a fianco sia per l'attività di previsione e di prevenzione, sia per il momento dell'emergenza, ma anche per istruire i cittadini su modelli di comportamento che possono consentire di salvare molte vite umane. Io devo dire un grazie particolare a Michele Presbitero, che qui c'è il doppio che sarebbe stato veramente, non la vita, sempre che ricordata, non come la migliore della Valtellina, ma come la strada. Quali i suoi ricordi e quale esempio è arrivato dalla Valtellina all'Italia in quei giorni? Ricordi indelebili, purtroppo, che hanno cambiato un po' anche la mia vita, perché quando si partecipa in modo così diretto a queste catastrofi non si dimenticano più. Diciamo però che gli interventi miei, la partecipazione mia e di tantissime altre persone hanno creato un'esperienza unica, una lezione di vita per quelli che hanno dovuto continuare. Cercare di avere più prudenza nel rispetto della natura,